È morto ieri, ma la notizia è stata diffusa solo stamattina, Pietro Nicolai, caduto pesantemente dalla piattaforma aerea sulla quale stava lavorando per potare alcuni rami di un pino nel cortile della sua casa a Pardunou. Pietro Nicolai, 52 anni, agente della polizia locale in servizio a Sia Maggiore, era precipitato insieme a Maurizio De Montis, 42 anni, titolare della DM Costruzioni di Oristano, lo scorso 24 febbraio. L'uomo era ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Brozzo di Cagliari, dove era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni, comunque, erano rimaste sempre critiche. Anche l'imprenditore Maurizio De Montis era stato trasferito dall'ospedale San Martino di Oristano all'ospedale Brozzo di Cagliari. Vivo il cordoglio di tutta la comunità di Sia Maggiore, rappresentata dal sindaco Davide De Sì. Vigile urbano, dipendente del comune e soprattutto amico dell'amministrazione, amico del paese e non solo. Pietro era una persona straordinaria, non ci ha mai fatto mancare un sorriso, una parola di conforto, ha sempre portato allegria nei nostri uffici e non solo. Quindi a nome mio, di tutta l'amministrazione, del segretario, dei dipendenti e di tutta la comunità. Ci stringiamo attorno alla famiglia. Pietro Nicolai era molto noto in città anche perché faceva parte del gruppo dirigente della SOE, la scuola di equitazione oristanese. Appassionato di equitazione, all'interno della scuola si è sempre distinto per il suo impegno organizzativo. Restano gravi invece le condizioni di Maurizio De Montis, mantenuto in coma farmacologico per le gravi lesioni riportate nella caduta, che è al vaglio degli inquirenti. La Procura della Repubblica di Oristano ha disposto l'apertura di un'inchiesta. Alla fine basterà la differenza di un solo voto per decretare la vittoria di una delle due coalizioni rimaste sul campo, da una parte quella del centro-sinistra che si è già aggiudicata la vittoria e dall'altra il centro-destra che, pur distanziato di poco, deve accettare il cinico ma democratico risultato che è venuto fuori dalle urne. Al momento, stando ai dati tutti da valutare in attesa di quelli definitivi e ufficiali, tra Alessandra Todde e il rivale Paolo Truzzo, il distacco sarebbe al di sotto dei 2.000 voti di preferenza, pochi, molti, ma la realtà potrebbe essere incontrovertibile a meno di un consistente ribaltamento del risultato che si conosce, questa conclusione della verifica degli oltre 5.000 voti contestati nei seggi elettorali, tempi che per la proclamazione ufficiale del voto si prevedono ancora lunghi, anche se qualche organo di informazione oggi lascia intendere che entro questa settimana ci sarà il pronunciamento, e questo anche in relazione al fatto che la vittoria di uno schieramento sull'altro si è ulteriormente ridotto, generando in chi ha perso la speranza non recondita di rifarsi in una verifica dei conteggi. Un sospiro di sollievo per le campagne sarde. Le precipitazioni scese in questi giorni nell'Oristanese danno speranza di miglioramento della siccità. D'altro canto, però, le temperature altalenanti dei mesi scorsi, sommatesi alle improvvise gelate, mettono in seria difficoltà una parte della produzione frutticola. La siccità e la grave crisi idrica stanno mettendo a dura prova le nostre aziende agricole e questa situazione non solo minaccia la stabilità economica delle aziende stesse, ma anche il benessere delle nostre comunità rurali, scrisse tempo fa Battista Cualbo, presidente Coldiretti Sardegna. Venerdì scorso, in uno dei palazzi del comune di Oristano, era convocata una riunione di intergruppo, ovvero di tutti i consiglieri della maggioranza, per stabilire la ripresa dei lavori del Consiglio e quali argomenti inserire nell'ordine del giorno dei lavori. Lungo l'elenco di quelli lasciati in sospeso, in particolare le interpellanze presentate a suo tempo dai consiglieri dei gruppi di centrosinistra, ora oggetto di uno sparigliamento dopo l'uscita di Maria Ovino e Giuseppe Ovino dal Partito Democratico e come conseguenza dovrebbe esserlo anche dal gruppo PD. E sulla possibile mutazione all'interno dei gruppi consiliari, all'indomani delle elezioni regionali, la cabala delle previsioni è già iniziata, ad opera di quanti ritengono di essere in grado di precorrere tempi e decisioni altrui.
Al via Auristano e Cabras l'iniziativa denominata Children Life. È totalmente gratuita e dedicata ai bambini e ragazzi tra i 5 e i 14 anni, con una proposta di servizi di educazione ambientale e culturale che si svolgeranno principalmente a Cabras, attraverso l'esperienza del gioco, lo sviluppo dell'espressività e della creatività. Le attività avranno una durata di 12 mesi e prevedono 3 incontri settimanali pomeridiani durante i mesi invernali, autunnali e primaverili nella sede di via Tarros 178 a Cabras e 2 appuntamenti settimanali nella stagione estiva dalla mattina al primo pomeriggio con merenda e pranzo inclusi nella borgata marina di San Giovanni di Sinis. La collaborazione fra enti pubblici e privati si dimostra vincente nella proposta di attività che contribuiscono allo sviluppo di una comunità educante. Dare l'opportunità a tutti i ragazzi di partecipare a un percorso di crescita culturale è fondamentale, specie nei casi in cui le famiglie non riescono a farsene carico, ha affermato l'assessore alle politiche sociali, assistenziali e sanitarie del comune di Cabras, Laura Celletti. Grazie a questo progetto, i comuni di Oristano e Cabras offrono un'importante opportunità educativa, oltre che culturale, di svago ai bambini e ragazzi, oltre che un concreto aiuto alle rispettive famiglie, ha aggiunto l'assessore alle politiche sociali del comune di Oristano, Carmen Murru. Al termine di questo percorso, contiamo che tutti i partecipanti siano più informati sul patrimonio culturale e ambientale del proprio comune, più consapevoli sull'importanza del rispetto dell'ambiente, del mare e di tutti gli ecosistemi che ne fanno parte. La Regione ha approvato il piano operativo di gestione e controllo delle popolazioni di cinghiali nel territorio della provincia di Oristano per gli anni 2024-2026. Il piano, che aveva già ottenuto il parere positivo dell'ISPRA, è ora nelle mani della provincia, che dovrà provvedere alla sua attuazione. Tra gli obiettivi previsti: depopolamento o contenimento numerico della specie fino al raggiungimento di una densità obiettivo, contenimento dei danni fino al raggiungimento di una soglia prestabilita di danno tollerabile e l'eradicazione della specie. I 3 metodi di contenimento sono ecologici e prevedono interventi su habitat o aree soggette a danni, per esempio recinzioni, deterrenti acustici e olfattivi, distrazione alimentare. Depopolamento incruenti, che prevedono la cattura e trasferimento degli animali o la riduzione della loro fertilità, e depopolamento cruenti, che prevedono l'abbattimento dell'animale. Nei casi di abbattimento, il piano prevede tutta una serie di direttive, compresi i soggetti preposti. Dopo lunga e penosa malattia durata qualche decennio, Bosa avrà forse, usiamo il forse per scaramanzia, un piano regolatore delle acque che la libererà, almeno in gran parte, dalla secolare schiavitù degli impedimenti dovuti a inondazioni. Nell'ultima riunione di consiglio è stata approvata la variante Alpai da inviare all'autorità di bacino. 4 anni durante i quali il tecnico incaricato dal comune Antonio Mulas e l'agenzia regionale del distretto geografico della Sardegna hanno dialogato per studiare il reticolo di canali e torrenti che attraversano la città e quando piove in abbondanza provocano le ben note inondazioni, con tutti i danni conseguenti. Lo studio, condotto con metodiche moderne dall'ingegner Antonio Mulas, ha tenuto conto delle conseguenze provocate da esondazioni del Temo e dei torrenti, compresi i canali. I 2 elaborati, il primo condotto dall'ADIS e il secondo condotto dal tecnico incaricato dal comune, sono stati sovrapposti, ricavando alla fine una carta dettagliata che individua le zone di rischio per gradi successivi. La zona con il massimo di pericolosità è stata classificata con HI4, le altre a scalare fino a HI0. Queste ultime sono le zone dove l'acqua raggiunge massimo 75 cm, con edificazione consentita ma sollevando il pian terreno. Lo studio, che è stato condotto sovrapponendo le 2 ipotesi di inondazione, quella dal fiume e quella dai torrenti, oltre che individuare le zone a rischio, ha individuato invece molte zone edificabili, dove molti lavori erano bloccati. Ora lo studio verrà inviato alla Regione e, quando sarà approvato dalla direzione dell'ADIS, si potrà modificare il piano urbanistico comunale. Ad ogni buon conto, le osservazioni vanno fatte alla Regione, fatto che libererà il comune dalle immancabili opposizioni. La variante Alpai, definita epocale da Alfonso Marras, di recente confermato consigliere regionale, è stata approvata all'unanimità con i soli voti della maggioranza.
La minoranza non si è presentata in aula perché ritiene che la variante sia stata approvata senza il confronto con i diretti interessati. Nell'ultima riunione di consiglio sono stati approvati anche dei finanziamenti per interventi che influiranno positivamente contro il pericolo delle inondazioni. 63 milioni, infatti, sotto la gestione di un commissario regionale, verranno usati per la mitigazione idrogeologica e messa in sicurezza del centro abitato. 1.750.000 euro per rifinanziare il dragaggio del fiume Temo e 6.800.000 per il drenaggio di alcuni canali in città. Nelle prime ore del mattino di oggi, 4 marzo, la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Oristano ha ricevuto una chiamata di soccorso per un incendio che ha interessato un'autovettura a Palma Sarborea. Purtroppo le fiamme hanno duramente colpito uno scooter, una seconda autovettura e l'ingresso di un'abitazione. La squadra dei Vigili del Fuoco, inviata dalla sede centrale, ha spento le fiamme e messo in sicurezza l'area interessata. Sul posto le forze dell'ordine, per quanto di loro competenza. Stamattina una palma di 15 metri è caduta sul tetto dell'oratorio di Arborea in via Don Bosco. Probabilmente a causa del vento la pianta si è staccata dalla base ed è caduta sull'edificio, che attualmente è in fase di ristrutturazione provocando danni al tetto. Sul posto è stata inviata la squadra del distaccamento di Ales con il supporto dell'autogru da Oristano. I vigili del fuoco hanno impiegato oltre 2 ore per concludere l'intervento, che ha richiesto l'utilizzo di tecniche SAF per lavorare in sicurezza sul tetto dell'edificio. Continua il maltempo. La Protezione Civile Regionale della Sardegna ha diramato un bollettino di allerta gialla ordinaria relativa alle giornate di oggi e domani. Il codice giallo riguarda le aree di allerta Montevecchio, Pischinapiu, Tirso e Logudoro. Martedì 5 marzo i tecnici di Abbanoa eseguiranno un importante intervento di manutenzione straordinaria e di efficientamento della condotta di via Cavallotti a Cabras. Nel dettaglio saranno installate delle nuove apparecchiature idrauliche nei pressi di piazza Vittorio Emanuele III che consentiranno una gestione ottimale del servizio idrico a tutto beneficio dell'utenza. Durante i lavori sarà necessario chiudere l'alimentazione della condotta. Tra le 8 e le 13 si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni nel centro abitato. Sarà cura dei tecnici di Abbanoa anticipare l'orario di riapertura dell'erogazione qualora l'intervento dovesse richiedere tempi minori rispetto a quanto preventivato. A Cabras cresce l'offerta informativa riservata al cittadino attraverso l'adozione della nuova applicazione per lo smartphone, l'app Municipium, già attiva con successo in più di 1.000 enti italiani, che si aggiorna in conformità con il sito e permette all'utente di restare sempre informato sulle notizie importanti, gli avvisi di allerta e le novità del comune. Non solo l'app, ma anche il sito istituzionale presenta una nuova veste, uniformandosi alle nuove prescrizioni dell'Agenzia per l'Italia Digitale in tema di cittadinanza digitale stabilite a livello nazionale per tutte le pubbliche amministrazioni, secondo i principi di progettazione definiti dal Dipartimento per la trasformazione digitale per una migliore accessibilità e usabilità e una più efficace architettura dell'informazione.